Italia, tra gli anni 20 e 30, cioè nel periodo tra le due guerre mondiali, si afferma una nuova corrente poetica, l'ermetismo. Questo termine, che non si riferisce a un vero e proprio movimento letterario, quanto piuttosto a un comune atteggiamento assunto da un gruppo di poeti, viene coniato dal critico Francesco Flora per sottolineare la difficoltà di comprensione di questo tipo di poesia. Rispetto alla produzione poetica precedente, l'ermetismo presenta diverse novità. L'esiguità da un punto di vista quantitativo della produzione, tutte le poesie infatti sono piccole, ed il rifiuto della poesia a voce spiegata, del ricco linguaggio letterario. Per arrivare ad una poesia nuova, gli ermetici puntano sulla grazialità della parola e sul gioco analogico. L'esigenza di essenzialità porta al rifiuto del linguaggio poetico tradizionale e alla ricerca dell'espressione che, liberata da ogni intenzione oratoria, sciolta da legami logico-sintattici, riesca a toccare il fondo della realtà che si vuole esprimere. Per fare questo, ricorre all'analogia, che non è stata certo inventata dai poeti ermetici, ma da loro è stata elevata a procedimento stilistico esemplare. L'analogia la si può considerare un paragone, una similitudine in cui è stato abolito il come, che introduce il rapporto tra le cose paragonate. I poeti ermetici, in modi concentrati ed essenziali, esprimono il senso di vuoto, la solitudine morale dell'uomo contemporaneo, il suo male di vivere in un'epoca travagliata da tragiche esperienze sociali e politiche, come quelle della Prima Guerra Mondiale e del ventennio fascista. Giuseppe Ungaretti fu il massimo esponente di questa corrente. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale partì volontario per il fronte del Carso. Tra quelle rocce fredde ed esanimi, come lo stesso Ungaretti le definisce, trovarono la morte migliaia di uomini e ragazzi. Da questa esperienza al fronte nacquero alcune sue poesie come Veglia, Soldati, Sono una creatura, San Martino del Carso e Fratelli. Parlando della sofferenza di tutti, Ungaretti maschera la sua sofferenza e amarezza, ma a ciò risponde l'innato bisogno dell'uomo di reagire, perché vivere in trincea è quasi un peccato. Non si ha più la percezione della vita come tale, ma si tende a desiderare una morte improvvisa pur di non soffrire più. Dopo la guerra, il poeta ritornò in Francia e rientrò in Italia nel 1921, dove partecipò a tutti i movimenti artistici e letterari, collaborando con riviste italiane e francesi. Se nella sua prima fase poetica Ungaretti aveva composto liriche brevissime, come Mattina, in cui narra l'esplosione di gioia e la visita dell'alba, dal 1933 in poi comincia a scrivere liriche più lunghe, composte con parole più complesse. Nel 1944 inizia la terza fase poetica, più meditativa. Il poeta infatti riflette sulla vita ed è anche meno innovativa stilisticamente. Dopo aver scritto la sua ultima lirica, L'impietrito e il vellutato, morì a Milano nel 1970. Durante la prima fase della vita poetica viene pubblicato Allegria, che è anche la prima raccolta di Ungaretti, quella in cui compaiono le liriche più nuove ed originali. In questa raccolta troviamo tutte le innovazioni portate dall'Ungaretti alla poesia. Abolisce la punteggiatura, elimina tutte le parole strettamente poetiche, sostituendole con quelle che vengono parlate e capite da tutti, sconvolge la sintassi rompendo i sintagmi, scrive con versi liberi, rifiutando le forme metriche tradizionali, e va contro lo stile D'Annunzio, dei crepuscolari e dei futuristi, usando frammenti di immagini ed espressioni scarne ma vive. I temi principali che troviamo nelle sue composizioni sono le sofferenze patite in guerra, la caducità della vita, l'angoscia della morte che incombe, la fratellanza umana, la solitudine, il dolore, il desiderio di pace, di serenità e di sentirsi in armonia con la natura.